Sono stati consegnati oggi a Confindustria gli attestati ai 15 frequentatori dei corsi per addetto alla logistica e alla gestione di magazzino e abilitazione all'uso del carrello elevatore. Tra questi, 6 hanno già trovato impiego. L'iniziativa, promossa dal comandante militare dell'esercito per l'Abruzzo, il generale di brigata Rino De Vito, fa parte del progetto Sbocchi Occupazionali, che comprende un ampio ventaglio di attività volte a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani volontari che hanno trascorso un periodo più o meno lungo nelle forze armate. Obiettivo principale di questo servizio è quindi di permettere ai volontari di effettuare una ricerca occupazionale consapevole e mirata, con maggiori probabilità di successo, soprattutto attraverso i colloqui di orientamento al lavoro e l'incontro con le imprese, il cosiddetto matching. Gli ex militari che aderiscono al progetto possono vantare quasi sempre una provata esperienza a lavorare in team in condizioni difficili, sia in ambito nazionale che internazionale. Il progetto, coordinato a livello nazionale dal Segretariato Generale della Difesa e a livello regionale dalle sezioni collocamento ed aeroformazione operanti all'interno dei comandi territoriali dell'Esercito, può contare sulla collaborazione degli enti locali, in particolare la Regione Abruzzo, che ha iscritto il corso a catalogo dei centri per l'impiego, delle camere di commercio, di molte associazioni di categorie e aziende con cui sono state stipulate convenzioni operative e protocolli d'intesa, al fine di favorire l'accesso dei volontari, stage, tirocini formativi, corsi di formazione. Per la riuscita del corso hanno contribuito gli insegnanti e docenti della Q110 Officina di Alta Formazione e le aziende del gruppo Pingue Fattorie e Fioravanti Supermercati per lo svolgimento dei tirocini pratici presso i punti vendita di Sulmona, Raiano e L'Aquila. Dal 2012, anno del mio insediamento al Comando Militare Esercito Abruzzo, abbiamo perseguito in queste iniziative, ovviamente per agevolare il collocamento dei giovani nel mondo del lavoro, dei giovani volontari congedati senza demerito, ma questo è per garantire loro una possibilità al termine del servizio espletato in forza armata, coscienti che comunque siamo in una situazione di quadro congiunturale sfavorevole per quanto riguarda il mercato del mondo del lavoro. Quindi tutte le iniziative che possono essere perseguite dalla parte dell'amministrazione, dell'esercito in particolare, quale maggior azionista del sistema difesa, vengono perseguite con dinamismo, coscienti però di quello, come avevo detto prima, del quadro congiunturale sfavorevole.